nere spille delle magliette antagoniste, ma tutte che hanno visto senza aprire la data vista, la banana non galera, e prato antagoniste, tu mangia le trasparenti galera imperialista, mentre gli interessa la partita comunista, spartare la mano con una casa di mano, partita che la gente non capisce. Pure sulla fama cerco documenta, ma cambia se te stesso caccia chi media la menta, pure sulla fama cerco documenta, andiamo a terminare ma contro le precedenti, cerco documenta che la mia sera la mente documenta, dopo la rara, una pasta la canzone dico, dopo le ricerche la voglio cantare, cerco documenta che la mia sera la mente documenta, dopo la rara, una pasta la canzone dico, dopo le ricerche la voglio cantare. Perché voglio salari garantiti, è chiaro, voglio denaro dallo Stato garantito. Però è soggetto a libera interpretazione. L'autore, poi è tornato anche 5, buongiorno. L'autore cosa avrà voluto esprimere quando si è espresso dicendo Forse l'autore avrà voluto esprimere una forma di risentimento artistico nei confronti di questa società dove trovare lavoro è sempre più difficile. Sicuramente questo avrà voluto esprimere. No, non ha voluto esprimere questo. Cazzo, ha voluto mai così. Ah, ecco. L'autore forse, ecco, sicuramente voleva esprimere una critica, forse, nei confronti della qualità del lavoro che si trova, che è interinale, precario, mal pagato, cioè voglio dire, non conviene. Ma no, cioè l'autore mi dice che lui lo pensa questo, però non era questo che lui voleva esprimere quando ha fatto. Allora, a me me l'ha detto, è un po' complicato da far passare, soprattutto in una città come Milano, che come si sa lavora, guadagna, paga e pretende, ma purtroppo, come testimonia la mia pancia, i terroni di merda ci sono e campano pure a lungo. All'autore proprio, quando scrive voleva esprimere l'autore,
il concetto che lui vorrebbe i soldi, non tantissimi però, lui è equo, però un po' di soldi giusti, senza fare un cazzo, non vuole lavorare, non ci vuole spendere un tiro, non vuole neanche andarsi a prendere la previdenza sociale, preferirebbe che gli recapitassero a casa, sotto la porta, poi quando si alza prende e li va a spendere. Allora, qualche linguetta malefica in mezzo a voi sicuramente starà pensando, provo lo futuro. Quella merdaccia chissà come gli è venuta quest'idea all'autore, sicuramente frequentando quei capelloni tatuati comunisti disadattati e pervertiti che solito frequentare lui. E invece no, anche qua l'autore mi deve smentire. In realtà l'idea di prendere soldi senza fare un cazzo all'autore gli è venuta in mente pensando in una notte di mezza estate alla figura di un mezzo uomo che siede alla presidenza del Consiglio di tanto in tanto. Ha pensato, visto che tu per tutta la vita non hai mai fatto un cazzo e hai sempre contato un sacco di denari e c'hai anche il problema della barca a mare della villa in Sardegna, facciamo così, per una ventinella di anni tu ti uscito ogni mattina tra le 5 e le 7 quando tu preferisci